fine anno al Gela Football Club. La stagione della prima squadra è finita ormai da tempo, ma i bambini hanno avuto modo di divertirsi ancora un pomeriggio, in un pomeriggio d'estate, con la chiusura della scuola calcio e con le premiazioni di tutte le categorie che quest'anno sono stati impegnati con i vari istruttori. Tanta festa, medaglie e riconoscimenti per tutti e l'appuntamento alla prossima stagione. Noi veniamo a scuola calcio con l'obiettivo di far divertire i bambini, poi i risultati magari ci pensiamo con quelli un po' più grandi, però in primis noi pensiamo a quello. Come possiamo vedere c'è un grandissimo seguito e di questo ne siamo molto felici, perché arrivare così l'ultimo giorno vuol dire che abbiamo fatto un grandissimo lavoro. I giovanissimi però hanno raggiunto anche una finale. Abbiamo raggiunto una finale perché ci siamo imposti nel campionato interprovinciale, di questo ne sono molto orgoglioso. Ringrazio tantissimo i miei ragazzi, la società che mi ha dato l'opportunità di allenarli. Purtroppo poi le finali sono così. O si vincono o si perdono. O si vincono o si perdono, certo. Però sono completamente soddisfatto dei ragazzi. Ci riproveremo sicuramente l'anno prossimo. Vuoi fare il calciatore da grande o è soltanto un divertimento con i compagni? Calciatore. Ah, le idee molto chiare. Sì, voglio diventare calciatore anche perché mi piace giocare a calcio, non solo per i soldi. È stata una passione da quando ero piccola, da quando avevo 4 anni, ben 4 anni. Ho visto un pallone e ho detto mamma compramelo, e da quella volta la mia passione è stata il calcio. Papà sarà stato contento? Sì, molto. In che ruolo giochi? Difensore, destro. Destro. C'è una squadra che ti piace di più tra i grandi? Oltre al GLFC tifo molto l'Italia perché è normale. E anche la Juventus. E il calcio con perché ha fatto quella smorfia? Perché non è andata molto bene quest'anno. Non è andata molto bene per la Juventus. Tu sei stato una sorta di golden boy del calcio gelese, anche se non ti piace che lo sottolineiamo, però ai tuoi tempi si diceva che quel ragazzino ha talento. Tu che adesso da anni lavori con i giovani, i talenti gelesi esistono ancora? I talenti esistono, il talento va coltivato, è come una pianta, va annaffiato, quindi bisogna lavorarci sopra. Speriamo di fare del nostro meglio, non solo io ma tutti i tecnici di Gela, affinché qualche giovane, qualche talento riesca ad emergere, cosa che non è successo ai miei tempi. Si ferma il movimento agonistico, ma la dirigenza è già al lavoro per preparare la prossima stagione. Tutto credo dipenderà anche dalla vostra istanza di ripescaggio in eccellenza. Sì, già come hai detto tu, noi siamo al lavoro, onestamente non ci siamo mai fermati. Uno dei nostri obiettivi è anche quello di cui parlavi poc'anzi tu, è proprio il ripescaggio nel campionato di eccellenza. Se ci sono le carte in regola e tutti i punti diciamo sono ben messi per poterlo fare, noi siamo pronti per farlo, quindi daremo questa svolta anche a questo campionato che devo dire non l'abbiamo demeritato. Siamo arrivati in fondo anche con delle belle prestazioni che ci hanno comunque convinto delle nostre capacità e della nostra forza. A livello societario comunque noi siamo stati sempre quelli che abbiamo creduto, no? In questo nostro percorso, e anche se in quel breve periodo ci sono state tutte quelle sconfitte, sapevamo che il nostro gruppo era forte, era solido.